Salve, allora questa volta parlerò non di un libro, bensì di tre opuscoli del Centro Missionario Francescano, ognuno dei quali tratterà della vita di un santo nello specifico. Qui abbiamo Santa Caterina da Siena, patrona d'Europa, che sin dai suoi 7 anni decise di divenire sposa di Cristo, la qualcosa avvenne nei fatti a 20 anni, e di affidare ogni suo sforzo nella conquista delle anime e nell'educazione dei giovani. Poi abbiamo Santa Maria Maddalena, che fu salvata da 7 demoni da Nostro Signore e che partecipò ad eventi molto importanti, ovvero la crocifissione e la sepoltura, per non parlare della scoperta della tomba insieme alle altre 2 Marie e del rincontro con lui, scambiandolo per il custode dell'area sepolcrale. Molto si è detto su di lei nei Vangeli apocrifi e poco da Luca Giovanni. Come ultimo abbiamo Sant'Ignazio da Laconi, il santo con la bisaccia. Alcuni uomini, leggendo la sua biografia, hanno abbandonato tutto e si sono fatti frati. Il suo percorso parte sin da bambino, dove amava stare in chiesa e chiamarla la mia casa, fino ai suoi diversi miracoli. Buona lettura.